vi condivido un attimo, condivido lo schermo così come di consueto per chi già ha seguito qualche altra lezione. In qualche minuto presenteremo velocemente l'edizione e introdurremo il tema di oggi, anche dando qualche istruzione per chi avesse necessità di attestato di iscrizione, di partecipazione o per l'iscrizione ai prossimi incontri. Lezioni d'Europa è un evento, che un ciclo di eventi che viene organizzato quest'anno da 5 centri Europe Direct, che ormai probabilmente chi ha già seguito conosce, quindi Roma Innovazione, operativo presso Form SPA, Europe Direct dell'Università di Siena, che è l'ideatore del format, Europe Direct Consorzio Universitario di Trapani Sicilia, Europe Direct Università di Chieti e poi Europe Direct Provincia di Verona, di cui io sono oggi rappresentante e che si occuperà oggi appunto di moderare, di cui poi vi dirò due parole. Ovviamente poi tutto questo evento è aiutato dal supporto di altri enti, a cui ovviamente rinnoviamo il nostro ringraziamento, quindi Regione Lazio, Direzione Programmazione Economico Ufficio Europa, il Dipartimento Programmazione Regione Sicilia, l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, sempre Regione Sicilia, Università degli Studi di Palermo e Politeia. Come ormai saprete, si tratta di 9 webinar, questo è il quarto, abbiamo avuto una pausa giovedì scorso e avremo una pausa anche il prossimo, poi il quinto sarà il giovedì successivo, il 13 aprile, e i temi ormai li conoscete, quindi cerco anche di andare più velocemente al dunque per poi lasciare la parola ai nostri relatori. E vi ricordo però che è indispensabile per partecipare anche alle prossime eventualmente voleste partecipare anche alle prossime iniziative, è indispensabile registrarsi di volta in volta sul sito EventiPA, a cui evidentemente vi sarete iscritti anche per partecipare oggi, e poi ovviamente potrete sempre contattare i centri Europe Direct di riferimento per chiedere maggiori informazioni. Un veloce appello poi per chi partecipa come classe scolastica: vi chiediamo gentilmente intanto di iscrivervi o come classe o con il nome del docente, ma vi chiediamo gentilmente poi di comunicare alla mail che vedete qui, quindi europedirect@formest.it, il numero di studenti che hanno visto e partecipato alla lezione. E per quanto riguarda l'attestato, vi ricordiamo che vi verrà inviata una mail a distanza di una settimana da oggi. Dopo aver ricevuto la mail, se compilate il questionario di valutazione, vi arriverà il certificato di iscrizione che potrete scaricare, e quindi poi da lì lo avrete a vostra disposizione. Oggi siamo alla quarta lezione, e dal titolo Anno Europeo delle Competenze, i giovani e nuovi fabbisogni di competenze strategiche, l'iniziativa di inserimento sociale ALMA. E innanzitutto si tratta di una lezione, di un evento proprio che si inserisce all'interno dell'Anno Europeo delle Competenze, attraverso il quale, che è appunto il 2020, è stato designato come il 2023, attraverso il quale, come magari poi avremo occasione di ascoltare dai nostri relatori, si vuole promuovere, come si può vedere meglio dalla descrizione della lezione che magari avrete anche letto, si vuole promuovere l'apprendimento costante e lo sviluppo di competenze per raggiungere proprio gli obiettivi sociali che l'Unione Europea si è posta. Oggi avremo 3 relatrici, 3 ospiti, innanzitutto 2 ospiti del progetto della struttura di ricerca e inclusione sociale dell'INAP, e poi un ulteriore ospite che invece si occuperà di presentarci l'iniziativa ALMA. Detto questo, vi presento velocemente alcuni ulteriori eventi a cui magari potreste essere interessati, prevalentemente eventi che si svolgono online e che quindi potete seguire da tutta Italia. Poi vi presenterò anche un'iniziativa in realtà che avrà luogo a Verona, magari c'è qualcuno che è geograficamente vicino che può essere interessato. Innanzitutto questa iniziativa sul fake news e contrasto alla disinformazione, di cui si è già detto negli scorsi eventi, e quindi faccio velocemente: saranno 5 incontri, un ciclo di incontri, appunto di 5 incontri, che si svolgeranno sia in presenza che online, a cui potete iscrivervi tramite, come sempre, il sito EventiPA di Formez, e che nasce un incontro che nasce dalla collaborazione di 5 Europe Direct con poi l'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica Istituzionale. Un ulteriore ciclo di eventi che però è in programmazione in autunno, quindi da settembre, sul piano europeo di lotta contro il cancro, per cercare di sensibilizzare i cittadini, ma in particolare gli studenti e i giovani, sulla prevenzione al cancro al seno e al polmone,
Di questo, se siete interessati, magari seguendo appunto le iniziative degli Europe Direct, avrete poi la possibilità di partecipare. Un ulteriore evento è sulla cultura finanziaria del cittadino, che si svolgerà online. Il prossimo incontro sarà il 17 aprile, indirizzato soprattutto agli studenti, in particolare delle classi quinte, ma in realtà la partecipazione è libera a chiunque fosse interessato, sul tema del mondo dei pagamenti e in particolare sui nuovi strumenti di pagamento, in particolare quelli online. Avremo, grazie alla collaborazione con la Banca d'Italia della filiale di Verona, un esperto appunto di Banca d'Italia che parlerà agli studenti di questi temi molto vicini, in particolare alla loro esperienza, alla loro entrata, diciamo, nel mondo dei pagamenti. Quindi se ci fossero dei docenti o delle classi interessate, sempre tramite il sito Eventi PA ci si può iscrivere. Il prossimo evento sarà appunto il 17 aprile. Infine vi presento velocemente, come dicevo, per chi magari fosse vicino geograficamente, fosse interessato a questa iniziativa a cui, come Europe Direct della provincia di Verona, stiamo dedicando molte forze, che è appunto il Festival dell'Europa di Verona, che si svolgerà tra le 3 e le 4 settimane. Il calendario è ancora in via di definizione. Ovviamente a Verona, e in particolare se ci fossero delle classi dei docenti collegati oggi o che comunque sono interessati, vi segnalo che stiamo raccogliendo le adesioni per delle sessioni di simulazione del Parlamento europeo che verranno fatte appunto con le scuole nel mese di maggio. Quindi se siete interessati vi invito a contattarci per poter organizzare. Detto questo, vi lascio qui i riferimenti del nostro sportello, del nostro ufficio, che come vi dicevo è appunto presso la provincia di Verona, presso gli uffici della provincia di Verona, e poi ovviamente avete tutti i collegamenti. Detto questo, nel ringraziare appunto di nuovo i partner e anche voi partecipanti e tutti coloro che hanno supportato l'iniziativa, lascerei innanzitutto la parola per un saluto, se si è collegata, alla professoressa Lorello dell'Università di Trapani. Vediamo se la sentiamo. Mi sentite? Sì, la sentiamo, la sentiamo. Perfetto, benissimo, perché io ho questo, mi hanno modificato qui il sistema e non so se stia funzionante o meno. E allora, intanto sono contenta di darvi il benvenuto, buongiorno a tutti. Io, come è stato anticipato, sono docente di diritto costituzionale all'Università di Trapani, che in realtà dove si svolge appunto un corso gemello dell'Università di Palermo e che comunque il cui polo territoriale dipende dall'Università di Palermo. Non è la prima volta che sono coinvolta in queste iniziative, anche se quest'anno semplicemente per dare il saluto dell'Università di Palermo e del polo di Trapani, appunto presso cui svolgo la mia attività di docente. E sono come sempre molto contenta di questa iniziativa e del modo in cui viene organizzata, perché si concentra su tematiche di grande attualità e soprattutto perché dà evidenza, in particolar modo alle scuole, della presenza dell'Unione Europea e delle sue istituzioni sulle questioni che non sono appunto semplicemente questioni astratte e lontane, ma che appartengono alla vita quotidiana di ciascuno di noi. Come lo scorso anno facevo notare, gli eventi purtroppo tristi dalla pandemia alla crisi dovuta all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno offerto all'Unione Europea la possibilità di ripristinare quel ruolo di solidarietà che forse era rimasto un po' in ombra e che già a partire, diciamo, dalla crisi finanziaria si era manifestato in una serie di interventi attivati innanzitutto con la sospensione del patto di stabilità, di cui oggi si discute invece appunto finalmente la revisione. E tutti gli altri interventi, da Next Generation EU e tutte le altre attività per la ricerca dei vaccini, per l'acquisto dei vaccini e ora gli interventi a sostegno dell'Ucraina, mostrano come l'Unione Europea, secondo me, abbia una dimensione solidaristica che la identifica e che la caratterizza e che nuovamente si rende visibile. Questo anche a vantaggio di un rapporto con noi cittadini che magari erroneamente la consideriamo distante. Dunque, fatte queste considerazioni, semplicemente così per una testimonianza e per un saluto da parte dell'università per cui lavoro, auguro buon lavoro a tutti. Dovrò purtroppo disconnettermi perché sono impegnata nello svolgimento dell'attività didattica. Buon lavoro e buona giornata. Grazie mille del suo saluto. Allora possiamo passare alle relatrici, in realtà, perché saranno
innanzitutto la dottoressa Ancora, dottoressa Grimaldi dell'INAP, a cui lascio la parola per un primo intervento. Eccoci, buongiorno a tutti. Io sono Anna Ancora e sono ricercatrice dell'INAP presso la struttura Inclusione Sociale, e quindi la relazione che vado a presentare è, se vediamo se si vede in condivisione? Si vede, si vede. Ok. E metto in modalità presentazione. Oh. Ecco, dicevo, la relazione che vado a presentare e vuole offrire un quadro di sintesi sul fenomeno dei NEET, preliminare appunto alla presentazione che seguirà, che appunto andrà a individuare quali possibili strategie mettere in atto per contrastare il fenomeno. E di NEET si parla appunto da anni, è un fenomeno che è stato oggetto di indagini, molto osservato, attenzionato, e sappiamo tanto, ma quello su cui vorrei mettere l'accento appunto in questa relazione sono proprio i processi definitori che hanno poi portato diciamo a caratterizzare il fenomeno al suo interno, che è molto eterogeneo. E quindi quello che appunto andrò a definire sono proprio i criteri secondo cui sono state individuate le particolarità interne appunto a questo fenomeno. Quindi quello, diciamo, i NEET, sappiamo tutti, ormai sono i giovani in stato di inattività protratta, che non sono né in percorsi di istruzione, di formazione o lavoro. Generalmente si fa riferimento alla categoria 15-29 anni, sempre appunto non inseriti in alcun percorso di formazione. Sappiamo che il fenomeno è da anni in continua crescita, ormai ha un diciamo, portato consolidato di diffusione in tutti i paesi europei, ma specialmente in Italia, come vedremo. Se ne parla, come abbiamo detto, da tantissimi anni. Sono passati 20 anni da quando è stato individuato e attenzionato per la prima volta il fenomeno. E questo avvenne appunto alla fine degli anni Ottanta, anno in cui si identificò una quota di giovani in età compresa tra i 16 e i 18 anni che in Gran Bretagna non risultava eleggibile a misure di sussidio e di disoccupazione, perché si dava per scontato che questi giovani si trovassero appunto in circuiti di formazione, di istruzione o di occupazione. Quando ci si rese conto appunto che invece c'era questa quota di giovani inattivi, li si identificò come giovani status zero in prima battuta. Subito dopo, appunto, l'espressione fu sostituita con il termine NEET, quello che noi appunto conosciamo oggi molto bene, quindi giovani non impegnati in alcun tipo di attività. E il fenomeno negli anni assunse rilevanza, tanto da nel 2010 essere adottato dall'Unione Europea come principale indicatore dello spreco di energie e intelligenze delle giovani generazioni sul territorio. E quindi negli ultimi, diciamo dal 2008, l'anno della grande recessione economica, sino al 2022, la quota dei NEET non è mai ritornata sui livelli precedenti. E ovviamente l'Italia si è distanziata di molto dalla media europea, cioè in Italia ha assunto sempre una quota più consistente di rilevanza. E quindi il fenomeno è cresciuto in tutti i paesi, qui lo vediamo. Dottoressa, le segnaliamo che vediamo ancora la copertina della sua presentazione. Ah, io sto andando avanti. Allora, A interrompere la condivisione, a ricondividerla sì, scusate, non mi rendevo conto perché. Vorrei interrompere la condivisione. Sì. Vi condivido il documento e
e lo visualizzi in modalità presentazione. Sì. Il fenomeno è andato appunto in crescita. Qui vedete appunto un confronto con i principali paesi europei, dove l'Italia è saldamente in testa rispetto alle quote di NIT sul territorio, ma come vedete gli andamenti sono piuttosto simili, nel senso che l'anno il 2014 ci sono picchi di aumento in tutti i paesi. Il paese che più somiglia all'Italia come diffusione del fenomeno è la Spagna, mentre negli altri le medie ovviamente sono più basse. E quindi qui vediamo appunto un confronto secondo la fonte Eurostat dati riferiti al 2019, e in quell'anno la fotografia ci dà una diffusione in Italia che raggiunge quasi il 30% di NIT. In questo caso stiamo facendo riferimento alla fascia tra 20 e 34 anni, quindi una fascia molto ampia di età di giovani in stato di inattività protratta. E quindi diciamo, riassumendo, come caratterizzazione della diffusione, nel mondo abbiamo circa 12,5 milioni di giovani inattivi in età compresa tra i 15 e i 29 anni. L'Italia si configura come il paese in cui il fenomeno viene maggiormente rappresentato in termini di diffusione. Prima dell'Italia abbiamo solo Turchia, Montenegro e Macedonia, con percentuali molto alte. Se consideriamo la fascia tra i 15 e i 34 anni nel nostro paese, i NIT sono più di 3 milioni, con una prevalenza di donne che è pari a 1,7 milioni di donne in stato di inattività. Quindi un giovane su 4 in quella fascia d'età è in quella condizione. Ma dicevamo prima, il fenomeno è molto eterogeneo al suo interno. E quindi chi è veramente un NIT? Come si definisce operativamente? Perché ovviamente i dati della diffusione, se non legati a processi di definizione e classificazione precisi, non ci danno veramente conto di quello di cui stiamo parlando. E quindi le numerose ricerche che sono state dedicate a questa tematica hanno condotto appunto a un consolidato di conoscenze che ci appunto chiariscono quali sono stati i criteri principali attraverso cui è stato definito lo status di NIT e le sue tantissime combinazioni all'interno. Vediamo quali sono questi criteri. Abbiamo visto le fasce d'età, vediamo che il fenomeno appunto all'inizio viene individuata la fascia tra i 16 e i 18 anni, e successivamente vengono condotte indagini considerando una fascia più ampia d'età che raggiunge i 24 anni, che va dai 15 ai 24 anni. E, altra fascia criterio è stata utilizzata quella dai 15 ai 29, che è poi la fascia target di garanzia giovani, fino ad estendersi ai 34 anni, quando appunto ci sono state molte indagini che hanno rilevato che la condizione di inattività protratta riguardava anche giovani che superavano i 30 anni. Un altro criterio che ci aiuta a definire la varietà interna del fenomeno riguarda la condizione dei giovani rispetto al mercato del lavoro, e quindi distinguiamo tra disoccupati e inoccupati, cioè all'interno della categoria NIT ci sono sia i giovani che non lavorano in quel momento ma che hanno lavorato in passato, e anche gli inoccupati, oppure gli inoccupati che appunto sono giovani inattivi in quel momento che non hanno mai lavorato. Altro criterio è il comportamento rispetto al lavoro. Rispetto al lavoro ci sono i giovani che sono attivi, sono NIT ma sono attivi nella ricerca di un lavoro, e invece ci sono i giovani inattivi che sono inattivi anche nella ricerca di un lavoro. E al loro interno distinguiamo ancora tra quelli che sarebbero disponibili ad accettare offerte lavorative e coloro che invece si dichiarano non disponibili ad accettarlo. Ulteriormente, questa ultima categoria degli indisponibili, quelli che hanno un atteggiamento di indisponibilità rispetto al lavoro, si suddividono in indisponibili per impossibilità e impedimenti di carattere familiare o relativi appunto legati a condizioni di vulnerabilità nella salute, e gli indisponibili per scelta, cioè coloro che potrebbero lavorare
ma che di fatto appunto non vogliono, non si rendono disponibili. Quindi sulla base di questi criteri definitori sono state individuate appunto delle tipologie interne al grande contenitore dei giovani inattivi che ritroviamo in diversi studi condotti da ANPAL, da INAP, dall'Istituto Toniolo. E quella che vedete appunto è una di queste tipologie che distingue appunto tra una quota di disimpegnati, quelli che abbiamo visto che appunto non cercano lavoro, non sono interessati ad attività formative e sia formali che informali, sono quelli più rassegnati, più disincantati, che vivono con passività la loro condizione di inattività, si concentrano in questa tipologia profili di istruzione più bassi e sono più concentrati nelle regioni del sud. Sono un tipo di NEET che appunto riguarda una quota diciamo di un 15%, molto simile a quella che fu tratteggiata come i Kikomori, che erano appunto i giovani NEET in Giappone, quelli appunto che erano più distaccati anche dal contesto sociale di riferimento, quindi poco partecipativi anche rispetto alla vita sociale. E poi abbiamo appunto il NEET, una quota di un quarto di NEET, che sono quelli in attesa di opportunità, cioè quelli che aspettano che si verificano le giuste condizioni per fare le attività che più gli interessano. Sono quelli più attivi anche rispetto alla formazione, sono più propensi a fare attività formative, sia formali che informali. Poi ci sono invece i NEET in cerca di occupazione, quelli che sono attivi quindi nella ricerca di occupazione, che entrano ed escono dal mercato del lavoro. È una quota che corrisponde a poco più del 40%, e quindi appunto in questa categoria rientrano anche i disoccupati di lungo o breve termine. E poi abbiamo gli indisponibili per vari motivi, con all'interno un gruppo prevalente di donne che appunto diciamo impegnate in carichi di cura soprattutto dei figli rientrano appunto in questa categoria, cioè indisponibili a lavorare perché appunto hanno questo tipo di impedimento. In questa slide vediamo un incrocio tra la fascia d'età e l'appartenenza di genere e vediamo come al crescere dell'età aumenta la quota di donne all'interno della categoria degli inattivi, sempre appunto è ipotizzabile legata al motivo appunto della presenza di figli. Ma vediamo quali sono adesso i fattori principali che conducono e che fanno scivolare nella condizione di inattività, in quello che abbiamo chiamato il girone dei NEET. Per un 40% incide la condizione di vulnerabilità nella salute, quindi condizioni anche di disabilità. Altro fattore di rischio è l'immigrazione, addirittura c'è un 70% in più rispetto al non essere NEET, per chi ha una storia di immigrazione. Il basso livello di istruzione produce probabilità per 3 volte superiori di diventare NEET rispetto a quelli con istruzione terziaria. Vivere in zone marginali del paese aumenta fino a 1,5 volte la probabilità di scivolare in una condizione di inattività. Provenire da famiglie con bassa estrazione sociale, con reddito basso, avere genitori che sono stati disoccupati o anche con un basso livello di istruzione, addirittura raddoppia la possibilità di scivolare nella condizione di inattività protratta, e anche essere figli di genitori che hanno divorziato aumenta di un 30% la probabilità di rischio. E quali sono le conseguenze che sono legate appunto a una condizione di inattività protratta? Possono avere conseguenze ed effetti collaterali che riguardano sia la sfera personale che quella professionale e quella sociale. E ovviamente c'è il rischio di chiudersi in se stessi, di cadere in stati depressivi,
in stati di infelicità e malessere, soprattutto ovviamente di bloccare il processo di transizione a una vita adulta di realizzazione piena. Dal punto di vista professionale, il rischio è quello di cadere appunto in una condizione di deterioramento delle proprie competenze, di una demotivazione all'apprendimento, di una sorta di analfabetismo di ritorno delle competenze e quindi di un senso di mancata realizzazione generale. E anche a livello sociale ovviamente ci sono ripercussioni gravi, che appunto l'impedimento a formarsi una famiglia, avere relazioni sociali più complicate, più difficili, e avere un senso di disaffezione, di partecipazione e piena cittadinanza, e quindi sviluppare sentimenti di frustrazione e risentimento sociale, per poi appunto avere anche il rischio di cadere in situazioni ancora più gravi legati appunto ad isolamento e pratiche antisociali, anche alla dipendenza da sostanze. Quindi il fenomeno, diciamo, ha un impatto molto rilevante rispetto proprio anche appunto ai costi sociali, in termini sia del deterioramento delle persone che vivono questa condizione, ma anche appunto da un punto di vista economico. Non abbiamo qui il tempo di fare un'analisi articolata di tutto quello che questo fenomeno comporta, ovviamente per ragioni di tempo. Qui si vuole dare un inquadro generale appunto che ci dà idea, come abbiamo detto prima, intanto di come si definisce e si fotografa il fenomeno, di quelli che sono le cause che possono condurre a questa condizione, e come abbiamo visto adesso, di quali sono i tanti rischi e quindi l'indotto negativo che questo fenomeno porta con sé. Quindi la necessità appunto di agire e contrastare il fenomeno è indubbia, e a partire appunto da prendere tutto ciò che di buono hanno prodotto le attuali strategie, quindi il piano NIT del Ministero del Lavoro, il piano Garanzia Giovani, fortificare e implementare certe azioni, soprattutto agire sull'implementazione, sull'ottimizzazione dell'implementazione delle misure, garantire e lavorare molto sull'ottimizzazione degli accessi a queste misure. Quindi andare verso un approccio che sia più top down e meno bottom up, cioè andare incontro ai giovani che, essendo fuori dai circuiti, spesso è difficile che si attivino proprio per accedere alle strategie messe in atto, e quindi soprattutto fortificare quelle le azioni che vanno a toccare i punti di transizione tra istruzione e lavoro, cioè agire proprio nel momento in cui un giovane sta per uscire da un circuito, aiutarlo ad entrare subito in un altro attraverso azioni di formazione, orientamento, bilancio di competenze che, come vedremo nella presentazione successiva, saranno ben illustrati dalla dottoressa Grimaldi. E io vi saluto, e quindi a questo punto lascio la parola alla dottoressa Grimaldi. Grazie. Buongiorno a tutti. Anna, se levi la condivisione, sì, la metto io. Io appunto sono Anna Grimaldi dell'INAP, sono la responsabile della struttura inclusione sociale, e parto proprio da quanto sottolineato ora dalla collega Anna Ancora. E vediamo se questa volta la presentazione va. Vedete? Sì, perfetto. Ok, allora ci sono tante azioni da mettere in campo. Come abbiamo visto, la popolazione dei NIT è una popolazione eterogenea, e al di là del nome molto negativo, e non mi stanco mai di dire che forse dobbiamo fare uno sforzo per darne una definizione non in negativo, ma dietro ogni parliamo di persone, dietro ognuno di loro c'è una storia, per cui ovviamente la misura che sia di preventiva, come noi auspichiamo per contrastare il fenomeno, o che sia invece di recupero laddove già ci sia e non ha funzionato quella preventiva,
devono essere diverse e naturalmente devono essere legate a quello che è la storia di quella persona e a quello che è il bisogno di quella persona. Quindi una sicuramente di queste azioni e a mio avviso forse la più rilevante, la più importante, non solo per NEET, ma per tutte le persone, in particolare per i nostri giovani, è quello di accrescere potenzialità e potenziare l'occupabilità. Ora, quando parliamo di occupabilità, l'occupabilità è una parola che è stata abusata perché spesse volte si è confusa con occupazione, ma in realtà sono due cose diverse. L'occupabilità è intesa come una dimensione dinamica e non statica, perché io appunto posso essere più o meno occupabile per fortuna, no? Se pensiamo anche a tutte le persone a rischio di esclusione che a volte non sono occupabili, ma per fortuna con alcune misure che io posso mettere in campo e che riguardano sia la formazione ma che riguardano anche l'inclusione attiva, le posso facilitare appunto e implementare l'occupabilità. Quando si fa riferimento al concetto di occupabilità, abilità ad essere occupati, noi ci riferiamo contemporaneamente a tante cose: la capacità di trovare una prima occupazione, la capacità di mantenerla questa occupazione, ma anche cambiando. Noi vediamo che l'unica costante nel nostro lavoro è il mutamento, quindi dobbiamo avere anche la capacità di poter cambiare, no? Anche se siamo all'interno della stessa organizzazione, o addirittura la capacità invece di poter trovare una nuova occupazione laddove per esempio c'è un cambiamento aziendale o invece perché io voglio cambiare lavoro. Ma appunto, dicevo prima, il termine occupabilità è stato abusato, se ne è parlato in modi diversi a seconda sia del campo di indagine ma sia del momento storico. Uno dei lavori che noi abbiamo fatto, a me molto caro, quando ancora ci chiamavamo ISFOL e che poi è continuato con l'INAP, è stato proprio un lavoro di ricerca, innanzitutto di definizione, che cos'è l'occupabilità. E questo, devo dire, lo sottolineo più volte, perché è nato proprio dal contesto operativo. Ecco, intorno al 2015 vennero da me proprio dei responsabili regionali delle politiche attive chiedendomi aiuto. Tutte le misure di politiche attive hanno un obiettivo, che è quello di favorire l'occupabilità. Ma dottoressa Grimaldi, ma ci aiuti i centri per l'impiego, i centri di bilancio di competenza, i centri che fanno orientamento, a capire prima di tutto che cos'è questa occupabilità? Io come faccio a vedere se una persona è occupabile e quanto è occupabile? E una volta che l'ho capito, che cosa posso fare per favorire l'occupabilità o per, come mi piace di più dire, implementare e sviluppare le competenze per l'occupabilità? Siamo appunto nell'anno dedicato alle competenze quale migliore occasione per poter ragionare tutti insieme su questa materia? Perché per essere occupabile io devo sviluppare delle competenze. Ecco, dicevo prima, il termine è stato abusato. Sono state date tante definizioni diverse, a seconda anche del campo di indagine, per cui noi abbiamo la scuola psicologica che enfatizza il ruolo dell'individuo e quindi si è occupabili più o meno, soprattutto perché ci sono delle competenze individuali, delle dimensioni psicosociali individuali, di carattere, di personalità. Un economista invece ti dirà: ma di che si parla di occupabilità? Qua bisogna vedere i dati macro e microeconomici. Se non c'è lavoro, come si fa a parlare di occupabilità? E quindi naturalmente enfatizzano il ruolo dell'ambiente esterno.
La scuola sociologica enfatizza invece il ruolo delle istituzioni, è più occupabile una persona che ha seguito un determinato tipo di scuola, una determinata università e quindi si concentra su quello che possono fare le occupazioni, i contesti. Tutto vero, sono tutte e tre vero. Peccato che bisogna mettere insieme queste cose, perché poi è quello che noi abbiamo tentato di fare dando una definizione che vede l'occupabilità come l'intreccio tra tutti questi fattori. Quindi è vero che c'è il capitale umano, sociale e psicologico della persona, ma è vero, ahimè, che questo è mediato dalle variabili situazionali, dal mercato del lavoro, anche dai vari territori. Nascere a Aosta è diverso che nascere a Caltanissetta, e questo influisce sull'occupabilità. Ma questo intreccio deve consentire all'individuo di potersi porre e riproporsi nel mercato del lavoro con un progetto professionale che sia aderente al contesto. E questo è un altro mito che noi dobbiamo sfatare, no? Quando diciamo, io non so chi ci sta seguendo, ma so che sicuramente ci stanno seguendo tanti giovani, classi, è stato parlato di classi di giovani. E dobbiamo smetterla di dire ai nostri giovani: fai qualsiasi cosa, tanto è tutto uguale, perché basta che ci metti la passione, basta che segui i tuoi interessi. Non è vero, non è vero. Noi dobbiamo dire ai nostri giovani che ci sono domande diverse. Questo non vuol dire che non devo perseguire il mio sogno, ma vuol dire che accanto al sogno io devo dire: ma questo è il mio sogno, io voglio fare il regista. Io voglio fare la ballerina, io voglio fare l'ingegnere, l'architetto, l'idraulico. Che cosa è necessario? Perché non basta la passione. La passione è un ingrediente importante, ma non basta quello. Bisogna passare dal sogno al progetto, bisogna insegnare, e si può fare, alle persone, in particolare ai nostri giovani, a progettare. I nostri giovani non sanno pensare il futuro. D'altra parte, pensare il futuro è talmente complicato. Io dico sempre: cominciamo a pensare al presente, capiamo chi siamo, capiamo qual è il contesto in cui noi ci muoviamo, e forse questo ci aiuterà anche a rendere pensabile il futuro. E quindi ovviamente quando io parlo di occupabilità, secondo la definizione che vi ho dato, io parlo di un'occupabilità sostenibile e che ovviamente è finalizzata a riconoscere da un lato il potenziale di risorse del soggetto e quindi nell'intreccio con le variabili ovviamente contestuali, come ho detto, e l'altro il livello di conoscenza che i giovani hanno anche delle opportunità che gli offre il territorio. Per cui secondo questo modello di occupabilità ovviamente intervengono una serie di fattori, dalle risorse interne ovviamente a quella che è la formazione, le competenze, anche questo chiaramente vanno a definire l'occupabilità, alla conoscenza e la fruizione dei servizi, perché la rete è un'altra cosa molto importante, alla partecipazione sociale, quindi all'essere dei cittadini attivi che partecipano alla vita sociale. Il modello è stato validato su 6.000 giovani di età compresa proprio tra i 15 e i 29 anni, il target a cui poi si riferiscono le politiche attive, e una volta data quindi questa definizione di occupabilità, il secondo interrogativo di ricerca che ci siamo posti e che appunto veniva proprio dal campo, dal basso, ma a questo punto, ok, siamo d'accordo, abbiamo messo in dato una bella definizione di occupabilità, che ce ne facciamo? Come faccio io a capire quando una persona e in che misura è occupabile? E quindi lo sforzo che abbiamo fatto
con l'equipe di ricerca dell'INAP. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le ricercatrici, eravamo tutte donne, quindi posso dire ricercatrici, è stato quello di mettere a punto uno strumento, in realtà ne abbiamo messi a punto due strumenti, uno strumento che è proprio validato da un punto di vista psicometrico e che dà un numero, un indice del potenziale interno di occupabilità, che è stato appunto sperimentato in tanti centri per l'impiego, nelle misure di orientamento, in tanti centri per l'orientamento, ed è ancora molto usato. Vengo adesso da, anche proprio insieme a Anna Ancora, siamo stati a Firenze alla fiera Didacta, dove appunto ci è stato detto che questo strumento AVO Giovani continua a essere prezioso per i centri proprio operativi, perché noi facciamo ricerca sociale e quello che piace a me non è solo, mi piace anche quello, ma non è solo la pubblicazione scientifica che poi si tiene nel cassetto, ma è vedere l'applicazione operativa, e quindi e questo mi ha fatto veramente molto piacere. Accanto a questo abbiamo anche costruito uno strumento più qualitativo da utilizzare per l'approfondimento qualitativo e quindi anche per leggere il bisogno delle persone. Vado veloce su questo perché è veramente troppo tecnico, per cui il primo strumento, quello che ti dà un indice numerico, va a vedere alcune dimensioni che si sono attraverso appunto la verifica psicometrica, sono dimensioni che si sono rivelate significative nel declinare l'occupabilità e sono l'adattabilità, sono il sostegno percepito delle reti, il coping, l'autoefficacia percepita. Ma altrettanto importanti sono i dati anagrafici, quindi i dati di contesto, la conoscenza dei servizi, la partecipazione sociale, la formazione, le competenze, lo stato occupazionale proprio dei genitori. Ultimo punto interrogativo, domanda di ricerca, adesso abbiamo anche capito, abbiamo uno strumento almeno, e poi speriamo che ce ne saranno tanti altri, per andare a definire l'occupabilità, il livello di occupabilità di una persona, e soprattutto questo strumento non è che ti dà solo il numero, ma ti dice anche quali sono i punti di forza e quali sono i punti critici, quindi ti dà un'indicazione su come proseguire il lavoro. E quello che ci chiedevano poi gli operatori è: ok, e allora quali sono le implicazioni operative? E a quel punto noi abbiamo messo a punto due percorsi, uno che è proprio di consulenza orientativa, che è stata sperimentato con 600 giovani che partecipavano al programma Garanzia Giovani e ha ottenuto degli ottimi risultati, e l'altra invece è una pratica di educativa che abbiamo chiamato PESCO, percorso educativo sullo sviluppo delle competenze per l'occupabilità. Mi voglio soffermare in questi minuti che mancano, voi mi fermerete quando avrò sforato i tempi, su questo proprio, perché il target di oggi mi sembra più appunto vicino a un percorso di sviluppo di competenze per l'occupabilità. Questo percorso comprende quattro, suddivide le competenze per l'occupabilità in quattro macro categorie, quelle diciamo che si riferiscono a se stesse, quelle che si riferiscono alla relazione con gli altri significativi, quelli che si riferiscono invece alle relazioni con il contesto in cui io vivo, e quelle più realizzative che si riferiscono proprio al compito. Il percorso è pensato per un ammontare complessivo di 40-48 ore, ma è talmente modulare che ovviamente consente di poterlo adattare ed adeguare nella realtà in cui sono. Se mi troverò in una scuola di secondaria di primo grado, naturalmente darò più enfasi al cluster che è su se stessi. Se invece sarò in un ambiente universitario, ovviamente farò più attenzione ed
darò più enfasi alle ultime due, agli ultimi due cluster. Qui nelle slide do i dettagli rispetto a tutte e quattro i cluster individuati. Ma mi devo avviare alle conclusioni, mio malgrado è una materia come probabilmente si percepisce a me molto cara, quindi mi avvio alle conclusioni visti i tempi e con gli impegni per il futuro. Perché naturalmente, come dicevo prima, noi dobbiamo prevenire il fenomeno, perché se noi vogliamo arginare i fenomeni disfunzionali che hanno un costo, oltre che individuale, sociale molto grande, io mi occupo in generale di politiche sociali, quindi ovviamente in questo momento mi riferisco a tutti, noi dobbiamo agire precocemente e per sviluppare un potenziale di occupabilità incisivo è necessario agire precocemente con interventi di politiche attive finalizzate allo sviluppo di life e soft skills, mentre noi siamo talmente preoccupati, i nostri ambienti dell'education, dalla scuola primaria all'università, sono così tanto preoccupati di insegnare giustamente la storia, la geografia, la giurisprudenza, l'economia, che si scordano che ci sono invece quelle competenze cosiddette soft, altro termine che non mi piace affatto come quello dei NEET, ma per il momento abbiamo questo e ce lo teniamo, che invece sono così importanti e sono le competenze che mi permettono di avere successo nella vita, sia professionale e sia nella vita generale, che sono poi quelle così tanto declarate anche dall'Europa, no? Sono la flessibilità, sono la motivazione ad imparare, sono la capacità di lavorare in gruppo, la comunicazione, tutto. Tutte queste competenze chiave importanti che purtroppo negli ambienti dell'education si dà poco attenzione. Ci sono naturalmente delle sperimentazioni. Anche rispetto al modello PESCO si sta utilizzando in tantissime università e rimangono delle sperimentazioni. Dovremmo invece ripensare proprio alle politiche formative per rispondere ai mutamenti della società e per prevenire quei fattori di rischio come quello dei NEET. Questo però impone un progetto politico coordinato per rivedere gli schemi e dare gli strumenti ovviamente per operare una riorganizzazione. E quindi naturalmente è importante rivisitare il concetto di apprendimento e il paradigma di apprendimento e naturalmente anche quello dell'insegnamento. L'apprendimento, come d'altra parte è scritto infinite volte, quindi deve essere un luogo non di recezione ma di attivazione profonda, e allo stesso momento l'insegnamento deve abbandonare l'esclusiva centratura sugli obiettivi di apprendimento per aprirsi sempre più a tematiche che riguardano proprio la formazione del sé. E mi piacerebbe anche che fossero ovviamente poi ci fosse una certificazione anche di queste competenze, perché al momento la certificazione di cui tanto si parla riguarda soltanto le competenze tecnico-professionali, ma ancora non c'è una riflessione su quelle invece più soft e trasversali. Cogliamo l'occasione del PNRR che ce lo dice in tutti i modi, cogliamo l'occasione di quest'anno dedicato alle competenze proprio per poter lavorare su una innovazione e una riforma del sistema orientamento, ci dice il PNRR, ma ce lo dice in riferimento anche all'istruzione e alla ricerca. Io credo che non ho più tempo, giusto Andrea, perché esatto, avevo mi spiace. Esatto, mi fermo qua, avevo preparato una storiella molto carina su come possono integrarsi queste due prospettive dell'education diverse, ma vi ringrazio, mi fermo qui e ritorno tra di voi interrompendo la mia condivisione. Grazie a tutti. Bene, grazie mille alla dottoressa Anca, alla dottoressa Grimaldi. Allora, prima di passare la parola a Lucrezia Nonifiore, che ci parlerà di ALMA, vi ricordo due cose. La prima è che le slide saranno poi disponibili sulla pagina web da cui vi siete iscritti.
quindi su eventi PA Formez. E la seconda cosa che volevo ricordare è che se volete fare delle domande in chat potete farlo, poi adesso chiederei alla dottoressa Noni Fiore di finire verso le 11:20 per poi avere appunto una decina di minuti per eventuali richieste alle relatrici, quindi vi ricordo questo e quindi lascio la parola alla nostra prossima relatrice. Perfetto, grazie mille, spero che vediate le slide. Innanzitutto vi ringrazio insomma per l'invito, per l'organizzazione a questo meraviglioso webinar, ma anche per davvero l'interessante presentazione della dottoressa Ancora e Grimaldi, che hanno parlato davvero con passione di queste tematiche che ovviamente a me sono particolarmente a cuore. Io mi presento, mi chiamo Cristina Fiore e lavoro in Commissione Europea all'interno della Direzione Generale per l'Occupazione e gli Affari Sociali e l'Inclusione, e lavoro a tempo pieno proprio su questa iniziativa ALMA, il cui acronimo sta proprio per Aim, Learn, Master, Achieve in inglese, che tradotto letteralmente in italiano sarebbe aspirare, imparare, conoscere e conseguire. In realtà inizierò la mia presentazione facendo vedere un breve video di quello che è stato il predecessore dell'iniziativa ALMA, la cosiddetta TLN Mobility Network. E in questo video insomma vedrete le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno preso parte a questo progetto. Quindi adesso condivido il video se ci riesco, speriamo di sì, un attimino. Allora, fatemi sapere se si vede correttamente. Si vede il video, sì? Si vede, si vede. Perfetto. Przed projektem byłam strasznie zagubiona życiowo. Bardziej podejmowałam się pracy jakichś takich dorywczych. Moje życie zmieniło się o 180 stopni, jakby umożliwił rozpoczęcie nowej ścieżki, która opiera się na przekuwaniu niemożliwego w możliwe. Like many young people in Europe, Mangorzata and Iza were struggling to find jobs. Now they have succeeded thanks to their participation in a project supported by the Transnational Learning Network. The network has provided prospects for 7,000 vulnerable young people who are not in employment, education or training. A new initiative of the European Commission, ALMA, will build on this experience and scale it up across Europe. Wiele restauracji zatrudnia dalej, pracują, szkolą się, awansują i później zostają na trwanie kuchni. ALMA will offer young people who are disadvantaged a supervised stay abroad for a period of 2 to 6 months in another EU member state. This will be coupled with intensive, tailor-made training before and after, with the aim of getting a job or returning to studies. This way, ALMA will help vulnerable young people gain new skills and knowledge and find their place in the job market and in society. Wyjazd do Hiszpanii pozwolił spojrzeć na problemy, którymi się zajmowałam wcześniej z nowej perspektywy. Jestem kucharzem, tak? Kucharz też musi być odważną osobą. Czy poleciłabyś udział w projekcie innym osobom? Tak, na 1000%. Perfetto, si vedono le slide, sì? Si vede, si vede. Perfetto. Dunque, quando parliamo di ALMA stiamo parlando di un'iniziativa davvero nuovissima. Infatti ALMA praticamente è un'iniziativa che non è mai stata attuata prima ad oggi. E da oggi, soltanto veramente negli ultimi 3-4 mesi, sono stati pubblicati i primi bandi a livello centrale e a livello degli Stati membri dell'Unione Europea. Infatti ALMA è nuova perché è stata proclamata dalla Presidente della Commissione Europea nel settembre del 2021 ed è stata proprio presentata come una risposta agli effetti della pandemia sui giovani, giovani che ovviamente in questo periodo così difficile hanno dovuto affrontare queste difficoltà e soprattutto hanno dovuto rinunciare a tante opportunità. Giovani che poi all'interno dell'agenda europea sono davvero da sempre una priorità. Ovviamente noi tutti conosciamo l'importanza dei progetti Erasmus e di quanto questi progetti siano veramente nel cuore del progetto europeo. E dunque, di nuovo, con ALMA, la Commissione europea vuole dare una nuova opportunità ai giovani, in particolare a quei giovani che provengono da contesti svantaggiati e contesti comunque più difficili.
Dottoressa, mi scusi, si sente un po' di eco della sua voce. Forse potrebbe abbassare il volume delle casse o faccio Abbassare, qualche sì. prova perché durante la prova la sentiamo Adesso si bene. sente meglio? E sentiamo sempre un po' di come se fosse un eco, come se fosse un ritorno della voce. Non so se può intervenire sul microfono o abbassando il volume delle eventuali casse, non so. Sto abbassando il volume, però non so se no. No, così l'ho disattivato. Ok, proviamo ad andare avanti. Adesso si sente? Diciamo come prima, O però. c'è sempre questo problema? Sì, purtroppo durante la prova non l'abbiamo verificato e adesso non so come Ma supportarla, però. si sente meglio? Meglio, molto meglio. Prego, le lascio la parola. Perfetto, fatemi sapere se non si sente bene. Scusatemi. Dunque, ALMA è un'iniziativa per l'inclusione sociale, la quale viene attuata tramite quello che noi in inglese definiamo un tailor-made support, quindi un sostegno su misura che diciamo, rispecchia le aspirazioni di ciascun partecipante. Ecco, l'obiettivo principale di questa iniziativa è quella di avere una sorta di effetto trasformativo sulla vita dei ragazzi. Quindi non è solo diciamo, l'obiettivo di farli far trovare loro un'occupazione oppure reinserirli all'interno di un corso di formazione, un corso di studio, ma è proprio quello in, diciamo, di far sì che i partecipanti acquisiscano maggiore fiducia in se stessi, maggiore consapevolezza delle proprie capacità e dunque anche maggiore consapevolezza, maggiore, diciamo, fiducia nel proprio futuro. Come ho già detto in precedenza, in realtà esiste un predecessore dell'iniziativa ALMA, la cosiddetta TLN Mobility Network, e quindi ALMA prende ispirazione proprio da questi programmi di mobilità che sono stati attuati da vari stati membri a partire dal 2008. È importante anche precisare che l'iniziativa ALMA, come d'altronde questo predecessore, la TLN Mobility Network, sono programmi finanziati tramite il Fondo Sociale Europeo. È importante fin da subito capire perché poi questa iniziativa è così, è, diciamo, nuova, presenta delle novità, ma è anche così importante, soprattutto se comparata ad altri, diciamo, ad altri programmi come l'Erasmus o il Corpo Europeo di Solidarietà. Diciamo che tutti questi programmi tra di loro si integrano, ma ALMA presenta delle novità. Una prima novità è sicuramente il fatto che l'iniziativa si focalizza sui NEETs, come abbiamo già ascoltato prima, sarebbero i ragazzi not in employment, education or training, quindi tutti quei ragazzi che non studiano, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione. Mentre sappiamo che, ad esempio, i programmi Erasmus sono più indirizzati a studenti, oppure ovviamente all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà, diciamo, non c'è un focus così specifico come nel caso dell'iniziativa ALMA. Ulteriore differenza sicuramente molto importante è che ALMA, diciamo, come vedremo poi nelle prossime slide, propone ha un ciclo di vita del progetto molto più ampio, strutturato in più fasi, quindi non si concentra solo sulla fase di mobilità, ma ha una fase di preparazione di mobilità all'estero e una fase di follow-up. Ed infine un'ultima, diciamo, differenza che sicuramente è molto rilevante sta proprio nella motivazione dei partecipanti. Ecco, i giovani che prendono parte a programmi come l'Erasmus o il Corpo Europeo di Solidarietà generalmente sono ragazzi motivati che vogliono migliorare le proprie competenze, che vogliono sviluppare magari le proprie competenze, imparare una nuova lingua e quindi si candidano per prendere parte a questi programmi. Ecco, nel caso di ALMA, come vedremo, i ragazzi invece non si candidano, ma devono essere supportati, anzi spronati, proprio dai cosiddetti project operators, cioè dai beneficiari dei fondi, quindi organizzazioni giovanili, ONG, che selezioneranno i ragazzi e poi li supporteranno per tutta la durata del progetto. Vediamo la prossima slide. Ok, ed è dunque proprio per questo che ALMA, diciamo, propone un approccio davvero unico. Un approccio unico perché si focalizza sui NEETs, quindi giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione, dai 18 ai 29 anni. Ed è importante comprendere che quando parliamo di NEETs non abbiamo una definizione univoca,
ma dipenderà dalle singole autorità di gestione dei fondi, quindi dai singoli stati membri dell'Unione Europea o regioni, decidere su quale tipo di gruppo focalizzarsi. Magari alcuni decideranno di dedicare, diciamo, l'iniziativa a ragazzi che sono immigrati da altri paesi. Altri stati membri decideranno di focalizzarsi di più su ragazzi che presentano delle disabilità oppure che provengono dalle comunità Rom. Sicuramente la fase chiave dell'iniziativa ALMA è appunto il soggiorno all'estero, che va dai 2 ai 6 mesi all'interno di una struttura pubblica o privata in un altro stato membro dell'Unione Europea. Durante questo periodo i partecipanti svolgeranno quella che noi definiamo una work-related experience. Tradotto letteralmente in italiano significherebbe un'esperienza correlata al lavoro. In che senso? Nel senso che non si tratta proprio e per forza di un tirocinio, ma anche magari di un'esperienza che combina questo tirocinio anche con degli elementi di training o addirittura un'intera esperienza all'interno di un istituto di formazione. Inoltre, un elemento molto interessante che abbiamo visto dall'esperienza durante la TLN Mobility Network, il predecessore di ALMA, è che nella maggior parte dei casi i partecipanti hanno svolto il tirocinio o comunque la work related experience presso delle aziende più piccole, come ad esempio negozi, bar, ristoranti, fiorai, proprio perché all'interno di queste strutture, diciamo, si creano dei rapporti più personali e i giovani venivano in un qualche modo seguiti maggiormente. E quindi ovviamente anche noi diciamo un pochino auspichiamo proprio per seguire questa opzione. Infine, ALMA ha sicuramente un approccio unico perché, come ho detto, è costituito da 3 fasi e, elemento ancora più importante, per tutta la durata del progetto, quindi attraverso tutte le fasi, i partecipanti verranno supportati in continuazione da un tutor e da organizzazioni sia nel paese di invio, quindi nel paese di origine, sia nel paese ospitante. Ecco, qui avete una panoramica di come è strutturata l'iniziativa e soprattutto dell'impatto che avrà sui partecipanti. Inizialmente abbiamo questi appunto NEETs che si trovano un po' intrappolati in un circolo vizioso, in un circolo in cui loro magari hanno delle scarse competenze, una bassa fiducia in se stessi, scarsa motivazione e ovviamente tutto questo li porta anche ad avere delle scarse possibilità di essere integrati all'interno del mercato del lavoro. Ed è proprio in questa fase iniziale che poi sarà molto importante il lavoro dei beneficiari, ma anche di appunto organizzazioni giovanili, assistenti sociali, nel riuscire a individuare quei giovani che provengono da questi contesti così difficili, così complicati, ma che nonostante provengano da questi contesti abbiano realmente poi la forza di portare avanti l'iniziativa fino in fondo. Ecco, una volta poi selezionati i partecipanti, inizieranno le diverse fasi del progetto. La prima fase è appunto la fase di preparazione. I partecipanti seguiranno vari corsi, corsi di formazione, corsi di lingua, sessioni di coaching, orientamento, anche sessioni di preparazione agli usi e costumi del paese ospitante. E fin da subito verrà assegnato loro un tutor. Questo tutor avrà sicuramente il compito di supportarli e di, diciamo, aiutarli per tutta la durata del progetto, ma anche di individuare che tipo di tirocinio poi svolgerà il singolo partecipante all'estero. Ovviamente questa scelta verrà fatta sia in base alle aspirazioni del partecipante, sia in base alla mobilità, alla disponibilità, ma anche in base un po' in senso un pochino anche in prospettiva, cioè nel senso a come questa esperienza poi potrà realmente tornare loro utile per essere reintegrati all'interno del mercato del lavoro del paese di origine una volta che la mobilità all'estero è terminata. La seconda fase del progetto è appunto la mobilità all'estero, durante la quale viene svolta quella che abbiamo definito una work-related experience, e durante questa mobilità all'estero, inoltre, i ragazzi, come abbiamo già detto, continueranno ad essere supportati dai tutor, supportati dalle organizzazioni del progetto e anche a seguire corsi di formazione, corsi di lingua e vari trainings. Infine vi è l'ultima fase del progetto, che è la follow-up.
Questa fase è ugualmente importante. In particolare ricordiamo che l'obiettivo dell'iniziativa ALMA è proprio quello di far reintegrare i ragazzi che sono andati all'estero all'interno del mercato del lavoro del paese d'origine. E dunque i ragazzi in realtà vanno all'estero per svolgere un'esperienza formativa, per sviluppare delle competenze, per sviluppare conoscenza linguistica, per sviluppare in particolare fiducia in se stessi e nel proprio futuro. E quindi una volta che rientrano devono in qualche modo non ricadere in quel circolo vizioso che abbiamo visto all'inizio, ma devono spostarsi verso quello che noi qui abbiamo definito un circolo virtuoso, un circolo in cui i partecipanti hanno sviluppato delle competenze, hanno acquisito maggiore fiducia in se stessi, dunque hanno un'alta motivazione e in automatico, diciamo, le possibilità di essere integrati all'interno del mercato del lavoro o inseriti all'interno di un corso di formazione sono sicuramente più alte. In questa slide invece vediamo quali sono gli attori coinvolti all'interno dell'iniziativa. Abbiamo da una parte gli attori che del paese d'origine dei partecipanti e dall'altra parte gli attori del paese che poi accoglierà i partecipanti durante la fase di mobilità. Ecco, nel paese d'origine vi è il beneficiario dei fondi, quindi praticamente l'organizzazione che poi attuerà l'iniziativa proprio sul campo e che selezionerà i partecipanti. Questa organizzazione sicuramente ha anche il compito di creare delle partnership locali, quindi partnership magari con istituti di formazione, ONG, ma noi invitiamo anche diciamo, l'organizzazione di origine a creare fin da subito delle partnership con, diciamo, con il settore privato, proprio per individuare quali competenze potranno essere utili ai ragazzi in modo da poterle sviluppare all'estero e poi da diciamo poter tornare utili per essere reintegrati nel mercato del lavoro del paese o della regione d'origine. Oltre ai partner locali, il beneficiario dei fondi ha un partner all'estero, cioè l'organizzazione partner del paese ricevente. Questa organizzazione praticamente si occupa innanzitutto di individuare quali sono le aziende che potranno ospitare i partecipanti proprio per svolgere la work-related experience. Ma inoltre si occuperà e curerà, diciamo, tutti gli aspetti relativi alla mobilità all'estero, quindi la ricerca degli alloggi, diciamo, l'organizzazione di corsi di lingua, l'organizzazione di vari trainings e così via. È importante precisare che dal momento che il beneficiario dei fondi è l'organizzazione di origine, sarà poi l'organizzazione di origine, diciamo, a gestire i fondi e quindi a coprire tutti i costi. Adesso entriamo in qualche slide un pochino più tecnica, ovviamente non mi soffermerò tanto, ma è anche per farvi capire come viene finanziata questa iniziativa. Sappiamo che ci sono diverse modalità di gestione dei fondi dell'Unione Europea e nel caso di ALMA, tramite il Fondo Sociale Europeo, l'iniziativa verrà principalmente gestita tramite gestione condivisa, e cioè la Commissione Europea distribuisce i fondi alle autorità di gestione a livello o nazionale, quindi a livello di Stati membri, o regionale, e poi saranno queste autorità di gestione a diciamo pubblicare i bandi ALMA, a selezionare i beneficiari e a distribuire i fondi. Invece una piccola parte dell'iniziativa ALMA viene gestita dall'Agenzia Lituana del Fondo Sociale Europeo, ESPA, che si è occupata di pubblicare il bando pilota, un bando che purtroppo è già stato diciamo chiuso, mi sembra proprio 2 settimane fa, e in questo momento siamo proprio nella fase di valutazione dei progetti, ma in particolare l'Agenzia Lituana del Fondo Sociale Europeo si occupa anche di coordinare il network di ALMA, un network che è stato stabilito per far incontrare varie autorità di gestione provenienti da tutta Europa e farle discutere, insomma, di tutti, diciamo, gli aspetti relativi all'iniziativa, quindi far condividere tra di loro esperienze, best practices e così via. Ecco, quando parliamo inoltre di costi, è importante anche sottolineare che il Fondo Sociale Europeo, in questo caso quindi i fondi relativi a ALMA, copriranno praticamente
tutti i costi relativi all'iniziativa per i partecipanti. Quindi verranno coperti i corsi di lingua, i corsi di formazione, tutte le varie sessioni di orientamento con il tutor, il viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. Quindi i partecipanti davvero non dovranno sostenere quasi alcun costo. E questa slide è abbastanza tecnica, devo essere sincera, ma magari se tra di voi c'è qualcuno che sarà interessato nell'attuare ALMA, qualche rappresentante di scuole, organizzazioni, sicuramente questa slide può essere anche per voi molto interessante, poiché si parla delle opzioni di finanziamento. Ovviamente per coprire i costi vi sono due opzioni principalmente. Una delle opzioni è ovviamente il rimborso che può essere richiesto dai beneficiari tramite i costi reali, quindi che devono essere documentati tramite dei giustificativi di spesa. Invece un'altra opzione, che è quella che poi è stata proposta dalla Commissione Europea, poiché consiste in un metodo, diciamo, un po' più semplificato e forfettario, sono le opzioni semplificate in materia di costi, le cosiddette simplified cost options, che sono praticamente tutti quei costi ammissibili di un'operazione che sono stati calcolati sulla base di uno studio che è stato fatto sui costi che sono avvenuti nell'ambito del predecessore di ALMA, la TLM Mobility Network, e dunque proprio sulla base di questo studio sono state stabilite le Simplified Cost Option. Ripeto, non mi soffermo sui dettagli perché sono molto tecnici. Inoltre è possibile anche richiedere delle integrazioni, quindi dei contributi aggiuntivi che noi in inglese definiamo top-ups, proprio nel caso in cui, ad esempio, il partecipante svolga la mobilità all'estero in un paese dal costo della vita più alto, oppure nel caso in cui il partecipante, terminata la seconda fase di mobilità all'estero, entro 6 mesi si reinserisca all'interno del mondo del lavoro o si reinserisca all'interno di un corso di formazione, corso di lingua e così via. Quindi, ripeto, non mi soffermo troppo, però trovate proprio su questa slide sia lo studio, sia proprio le opzioni semplificate in materia di costi all'interno del regolamento delegato della Commissione. Quindi entrambi i documenti sono qui. Ci avviamo verso la conclusione della presentazione. Qui avete una piccola panoramica, insomma, di quali sono gli stati membri che hanno dimostrato un interesse ad attuare l'iniziativa ALMA. Come vedete sono davvero tanti, e vi dico che già per il momento Germania, Repubblica Ceca e in Spagna la regione Catalogna hanno pubblicato proprio negli scorsi mesi i bandi relativi all'iniziativa. Quindi noi sappiamo che comunque l'interesse sta crescendo, ci sono altri stati membri anche che ci stanno domandando, si stanno interessando sempre di più all'iniziativa, e quindi speriamo davvero che questo numero cresca anche in futuro. Infine, noi siamo sempre felici di rispondere alle vostre domande, se avete, sia adesso appunto durante il webinar in chat, ma anche in futuro. Se avete delle domande potete contattarci tramite l'indirizzo email istituzionale dell'iniziativa ALMA, e ovviamente qui ho lasciato anche 2 link proprio se volete approfondire insomma l'iniziativa. Questi sono link relativi sia al sito web della Commissione Europea che al sito web del Fondo Sociale Europeo. Quindi vi ringrazio tanto per l'attenzione. Bene, grazie mille a lei. E adesso, appunto, come anticipavo, c'è spazio per qualche domanda. Ne abbiamo raccolte alcune, ma insomma, se ce ne fossero altre, sono ben accette. In attesa, prima di fare le domande, vi ricordo ancora che le slide e la registrazione saranno poi disponibili sulla pagina web di Eventi PA di Formez, e l'attestato di partecipazione potrà essere scaricato a partire da una settimana, quando compilerete, una volta ricevuta la mail, il questionario di valutazione. Allora, procederei con una domanda che è arrivata durante la relazione della dottoressa Grimaldi, quindi forse dovrebbe essere lei a rispondere. Veniva chiesto dove si può consultare questo modello, immagino si riferisse al modello PESCO, quindi ecco, questa era un po' la domanda. Si può trovare nel sito dell'INAP, nella parte pubblicazioni,
e lì basta mettere il mio nome e vengono fuori un po' tutti i documenti pubblicati. È un modello pubblicato, quindi si trova facilmente. Oppure scrivetemi e vi rispondo, ve lo mando io. Se avete qualche difficoltà nella navigazione del sito, perché ci stanno sempre queste difficoltà, basta che mi scrivete al mio indirizzo a.grimaldi@inap.org e io ve lo mando in allegato. Grazie mille. Poi c'era un'altra, più che una domanda, una riflessione, che a questo punto, visto che abbiamo tempo, posso leggerla. Era sempre durante la relazione della dottoressa Grimaldi. Pasquale Pudano scrive: penso che la scuola già dall'elementare abbia un ruolo fondamentale nell'azione di orientamento al lavoro, valorizzando le attitudini di ciascuno e lavorando in rete con le istituzioni e il mondo del lavoro. Una riflessione, non so se vuole dire qualcosa, sì, poi abbiamo anche un'altra domanda. Sì, io sarei molto lieta. Purtroppo questa è un auspicio, ma non corrisponde poi alla realtà, nel senso che la scuola dovrebbe avere questo. Ci sono anche delle esperienze eccellenti, per esempio se penso al Piemonte, già nella scuola primaria si fanno dei giochi sulle professioni, ma non è così in tutto il resto del paese. Invece sarebbe opportuno, perché i nostri bambini conoscono solo due professioni: maestro, o meglio la maestra, e il medico, e non sanno neanche descrivere la professione dei propri genitori, e quindi sarebbe veramente, mi piacerebbe poter partecipare a una sperimentazione, avrei delle idee proprio con i bambini piccoli. Lo sto facendo con la mia nipotina, ci siamo inventato un gioco dei mestieri con delle figurine, e la mia nipotina ha 5 anni e stiamo giocando a questo gioco. Mettiamo tipo gioco dell'oca, mettiamo queste figurine secondo delle categorie che io ho detto, più scientifica, più, insomma, ci divertiamo. Bene, grazie. Abbiamo un'altra domanda in realtà per la dottoressa Iannoni Fiore, da Cristian Moretti, che chiede: vorrei chiedere qual è il tipo di corsi di formazione e quindi di lavori coperti dai progetti ALMA. Certo, grazie mille per la domanda. Allora, come avevo già detto durante la presentazione, in realtà per individuare il tipo di tirocinio e quindi il tipo di corsi di formazione è un po' una combinazione di vari elementi. Sicuramente si baserà sull'aspirazione del partecipante, ma anche tanto in base alla disponibilità. Ovviamente ricordiamoci che questi progetti vengono attuati sul campo da organizzazioni, ONG, organizzazioni giovanili, ma anche magari scuole e istituti di formazione. Quindi ovviamente dipenderà molto da loro e anche appunto dai singoli partecipanti. Quindi non posso, non posso dire con precisione che tipo di corsi di formazione e che tipo di tirocini, perché ovviamente abbiamo avuto esperienze con davvero tanti tipi di progetti ALMA. Anche nel video avete visto che magari ci sono alcuni ragazzi che hanno svolto la worker related experience all'interno di ristoranti, altri all'interno di bar. In generale noi che consigliamo che queste esperienze vengano svolte all'interno di strutture un po' più piccole, perché comunque stiamo parlando di un target group un po' difficile, nel senso che i ragazzi devono essere davvero seguiti, e quindi all'interno di strutture più piccole e anche più riescono ad essere maggiormente seguiti. Quindi questo è l'unico realmente consiglio che diamo, però non, in realtà possono svolgere insomma il tirocinio in qualsiasi struttura, e non vi sono indicazioni troppo stringenti a tal merito. Bene, grazie mille. Allora, al momento non ci sono altre domande, siamo anche un po' in anticipo, però vediamo se abbiamo forse adesso un'altra domanda. Mi chiedo se riuscite ad essere in contatto con ragazzi e ragazze che fanno homeschooling. Penso che la domanda sia ancora per la dottoressa Iannoni Fiore. Allora,
Allora, ovviamente questo dipenderà dal... Mi sentite? Sentiamo, sì? Sentiamo. Ok, sì, questo ovviamente dipenderà dalle organizzazioni che porteranno avanti i progetti, quindi generalmente le organizzazioni sono collegate con o comunque si occupano di determinati, diciamo, gruppi. Magari alcune organizzazioni si concentrano di più su ragazzi che hanno delle disabilità, altre organizzazioni più su ragazzi che magari provengono da determinati comunità, e quindi ovviamente se ci sono organizzazioni che sono proprio in contatto con ragazzi che fanno homeschooling, assolutamente questa è sicuramente una possibilità. Grazie mille. Bene, allora direi che possiamo anticipare la fine di questo quarto appuntamento di Lezioni d'Europa di quest'anno. E ovviamente ringraziando tutti i partecipanti, le nostre relatrici, mi pare ci sia un particolare apprezzamento da parte del pubblico espresso in chat, quindi vi ringraziamo a maggior ragione, e ovviamente poi a tutti gli enti che supportano i Centri Europe d'Arte nell'organizzazione di Lezioni d'Europa. E vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà tra 2 settimane, quindi il 13 aprile, e che per partecipare e per tutte le informazioni potete trovare sul sito eventi PA di Formez. Quindi ancora un ringraziamento a tutti e al prossimo appuntamento.